con le patate, le cipolle o le olive, oppure fritto, oppure in tanti altri modi ancora. Il baccalà, una volta il pesce dei poveri, ora è diventato una prelibatezza e da noi meridionali piace molto. Ha un elevato valore nutrizionale ed elementi come proteine e sali minerali che hanno effetti favorevoli sul nostro organismo. Tutti sappiamo che il baccalà proviene dal merluzzo che si pesca nei freddi mari del nord Europa, in particolare Norvegia e Islanda, ma pochi sanno come viene pescato e lavorato e attraverso quali canali giunge da noi. Il Dipartimento della Pesca norvegese ci ha fornito l'opportunità di scoprirlo e così ci siamo recati nel regno del merluzzo, le isole Lofoten, in pieno circolo polare artico, dove si pesca il 40% della quota di mercato norvegese. Alle Lofoten, sette isole principali, due in pieno Mar di Norvegia e una miriade di isolette e scogli più o meno grandi, si producono salmone, baccalà e stoccafisso, ovviamente con diversi processi. Arrivarci non è facile, occorrono almeno quattro scali aerei. Il primo italiano in zona fu Pietro Querini, navigatore veneziano, che vi naufragò nel 1432. E da allora è iniziata la storia del baccalà tra Italia e Norvegia. Le Lofoten contano circa 25.000 abitanti, con un'economia basata esclusivamente sulla pesca e la trasformazione del merluzzo. Si tratta di merluzzo femmina, che arriva dal mare di Barents, praticamente dalla Russia, già con la sacca piena di svariati milioni di uova. I merluzzi scelgono le Lofoten perché queste isole risentono dell'influenza della corrente del Golfo del Messico, che alza la temperatura di queste acque rispetto al gelido mare artico e ne favorisce la migrazione. Dal porticciolo di Rost siamo per imbarcarci, andare in alto mare, raggiungere i pescatori e vedere come si effettua la pesca del merluzzo. Ovviamente, come potete vedere, tutte termiche e tutta l'attrezzatura necessaria per combattere il freddo. La temperatura qui adesso è di 5 gradi, ma con il vento teso che spira, quella percepita è abbondantemente inferiore. Si pesca con le reti, pescherecci piuttosto grandi, oppure con le lenze, ed in questo caso sulle barche bastano due o addirittura un uomo. L'abilità di questi pescatori nordici è ben nota, basta guardare la calma con la quale tirano sull'esemplare, lo arpionano e staccano l'amo, nonostante un mare non sempre favorevole. La lavorazione inizia già sulla barca, il merluzzo viene decapitato e poi trasferito agli stabilimenti per la trasformazione. Come questa avviene lo vedremo nella prossima puntata. Questo è lo stabilimento della famiglia di Olaf Pedersen, il più grande delle isole Lofoten. In uno dei suoi viaggi di lavoro ha anche conosciuto Susanna, la sua fidanzata italiana, che si è trasferita qui. Olaf segue la tradizione di famiglia, trasformazione ed esportazione del merluzzo, che lui paragona al vino. Salgono la testa, buttano via l'interiore. Prima, questo è l'unico modo di farlo stocco. Niente di più. Come si chiama? Niente additivi, niente. Tutto processo naturale. Tutto processo naturale, sì. C'è qualche persona specializzata che decide quando è il momento di lavorarlo, di mandarlo? Sì, abbiamo un selettore che decide tutte queste cose, fa tutta la selezione che ogni anno è diverso, perché per essere un bravo selezionatore. Deve essere nato forse 7-8 anni, perché ogni anno è un po' diverso. È come vino, ogni anno è un po' diverso. Il merluzzo viene decapitato ed eviscerato, lingua e fegato diventano prelibate specialità, così come la sacca delle uova che viene lessata ed è davvero gustosa. Quel che resta di tesca e lista viene inviato all'industria di concimi. Lo stoccafisso resta dai 3 ai 4 mesi appeso alle rastrelliere, poi selezionato dall'esperto, impacchettato ed esportato. Il baccalà ha ovviamente un processo diverso, viene aperto meccanicamente, salato e collocato in grossi vasconi, dove riposa dai 10 a 21 giorni. Quando finisce la fase di essiccazione ha perso circa il 40% del peso originale ed ha acquistato almeno il 18% di sale. In base ai 4-5 tipi diversi viene inviato nei paesi nei quali c'è richiesta, compreso l'importante mercato italiano. È diventato più italiano che tanti prodotti italiani quasi, e la gente lo ritiene un prodotto proprio nostrano, per dire in senso italiano, ed è un prodotto unico. Come abbiamo visto oggi, è un prodotto completamente naturale, con un sapore fortissimo e particolare.